Polvani è arrivata una sconfitta immeritata. Io non so se ti era mai capitato in carriera di vedere sbagliare tanti gol e uscire dal campo sconfitti in maniera così, ribadisco, immeritata. Ah, sicuramente sì, mi è capitato qualche volta in passato. C'è un po' di rammarico perché abbiamo creato tanto, penso molti più di loro, e ci è mancato quel qualcosina davanti, un po' per sfortuna, magari un po' potevamo fare meglio noi. Però comunque sia, dobbiamo guardare il lato positivo, la prestazione c'è stata e quindi concentriamoci su quello, insomma, ripartiamo da una buona base e sono sicuro che la prossima girerà meglio, senza ombra di dubbio. Come hai ribadito giustamente te, c'è stata la prestazione, l'Arezzo ha dimostrato di esserci e questo il pubblico l'ha sottolineato alla fine con un lungo e caloroso applauso. Sì, ha fatto piacere perché penso a una partita come oggi, di più non so cosa dovevamo fare. È bello che il pubblico insomma, l'abbia notato, ha visto che ce l'abbiamo messa tutta, che abbiamo creato tanto e che poi abbiamo avuto un po' di sfortuna e quindi bene, fa piacere insomma. La domanda che non posso non farti se il pubblico c'era oggi, non c'era, diciamo, la parte più calda, no? Se questo alla fine si è sentito dal campo la mancanza di qualche cosa oppure Un po' si sentiva la mancanza del calore degli ultra. Però giustamente, insomma, loro perpetuano la loro causa. mancano 4 partite, volata playoff. Ti chiedo, insomma, se avete la testa sgombra per prendere quello che viene, o se qualche calcolo adesso magari lo fate guardando la classifica. Ma io penso di no, penso che teniamo sempre la stessa linea, cerchiamo di andare in campo e di vincere tutte le partite. Ora ancora più spensieratamente, perché l'obiettivo principale è stato raggiunto, quindi cerchiamo di vincere tutte e basta, poi va come va. Buona Pasqua. Anche a voi, grazie mille.